Valeria Cerasoli, presidente CES Volterni. Cominciamo dalla coda, da una coda polemica proprio anche un po' sgradevole, però è questa che avete avuto voi con l'assessore Carla Casciari. Intanto è tutto rientrato, è stato un disguido, che è stato? Sì, è stato un disguido nel senso che a noi ovviamente è dispiaciuta l'assenza della regione, però ci ha sincerato il giorno dopo attraverso un comunicato che in realtà, diciamo, è molto vicina all'associazionismo ternano e che in realtà la nostra preoccupazione rispetto al futuro del CESVOL diciamo, può trovare delle strade per rientrare, nel senso che non c'è nessuna riforma in corso e noi ce lo auguriamo di cuore, soprattutto perché quello che abbiamo dimostrato in questi giorni è che il volontariato della provincia di Terni vuole contare nelle scelte e vuole decidere sul proprio futuro. Quindi noi saremo a chiedere nei prossimi giorni un incontro all'assessore e la invitiamo anche a partecipare a questo seminario nazionale che faremo proprio a Terni in autunno sul futuro dei CSV, confrontandoci anche con realtà, diciamo, più lontane da noi, perché l'Umbria ha spesso questo problema di non confrontarsi con l'esterno, invece ci sono tantissime esperienze che si possono prendere a modello. Ecco, che cosa però temete da questa riforma del terzo settore? Cos'è la cosa che vi spaventa? A noi spaventa la possibilità di non poter incidere nelle scelte, nel senso che noi abbiamo dimostrato in questi giorni che c'è una grande partecipazione e che il volontariato, oltre a fare, sa anche pensare. Riformare il sistema dei CSV senza, diciamo, il potere decisionale dei territori significherebbe svilire questo sistema. Per cui, se dobbiamo fare una vera riforma dei CSV, come stanno facendo in tutta Italia, è necessario affidarci a quello che ci dice la legge, cioè che i CSV devono essere degli strumenti in mano all'associazionismo e che attraverso l'associazionismo devono essere gestiti e costruiti. E noi speriamo che la Regione abbia la volontà di costruire insieme all'associazionismo della provincia di Terni e di Perugia questo nuovo processo. Beh, non è il solito campanilismo Terni-Perugia? No, assolutamente no. Nel senso che noi siamo disponibili a ragionare con tutti. Vogliamo soltanto poterci mettere intorno ad un tavolo e trovare una strategia che garantisca il bene comune. E quando parlo di bene comune parlo ovviamente di tutti i territori di cui quest'Umbria è composta. La provincia di Terni, ovvero i territori che noi dobbiamo in qualche modo servire, hanno dimostrato di avere una grande forza, una grande vitalità che mettono a disposizione di un cambiamento, però di un cambiamento che abbia come chiave di lettura fondamentale la condivisione. E quale ruolo potrebbe giocare la politica locale? In vostro favore, diciamo, via. Beh, diciamo, l'impegno già c'è stato molto importante da parte del sindaco di Girolamo, in qualità di rappresentante e di portavoce del CAL, presidente, sì, del CAL esattamente, si è preso l'incarico di sottoporre la piattaforma che noi abbiamo lanciato in questi tre giorni al CAL stesso, anche per avere, come dire, per rappresentare una spinta propulsiva nei confronti della regione. Questa piattaforma che noi abbiamo preparato è una nostra proposta, un'ossatura per costruire un nuovo percorso sia dei CSV che del volontariato. Il volontariato in Umbria, ad esempio, non ha un osservatorio regionale, che è uno strumento di partecipazione fondamentale previsto dalla 266. Noi chiediamo alla Regione di poter costituire uno spazio di partecipazione permanente per l'associazionismo che possa avere la forma dell'osservatorio. Queste proposte di Girolamo le ha accettate, noi le porteremo velocemente a lui e ci auguriamo che lui, come si è impegnato a fare, le possa sottoporre anche al CAL e che questo possa aiutare in qualche modo l'associazionismo a recuperare quel valore fondamentale che ha. Ecco, in tempi di crisi c'è pericolo anche per voi di una riduzione dei fondi a disposizione, giusto? Più che pericolo, è una certezza. È una certezza, e infatti voi avrete a disposizione diciamo meno risorse sin dall'anno prossimo, e questo vi creerà dei problemi. Noi abbiamo perso nel corso degli ultimi 4-5 anni tantissimi fondi. C'è stata una drastica riduzione dei fondi, noi dipendiamo dalle fondazioni bancarie. Stiamo cercando, e questo fa parte del nuovo modello, anche delle forme sostitutive e, diciamo, che possano compensare questa riduzione. Però allo stesso tempo facciamo un appello alle fondazioni affinché comincino a riconoscere sempre di più il valore di questi CSV come luoghi di erogazione dei servizi per il volontariato, ma anche luoghi che organizzano il volontariato e che moltiplicano le opportunità per il volontariato.
cioè i CSV promuovono il volontariato in tutte le sue forme e ne amplificano la potenzialità. Noi ci auspichiamo che anche le fondazioni ci riconoscano sempre di più questo valore e che ci vengano incontro in questo momento. Non sembrerebbero muoversi in questa direzione? Diciamo, loro rispondono a quelli che sono i dettami della legge, ma in un momento di crisi forse sarebbe il caso, come dire, anche di individuare insieme le priorità rispetto ai tanti settori di intervento. Sicuramente il settore sociale, ma anche il settore culturale, diciamo, il volontariato in generale rappresenta un elemento che va tutelato, perché poi al riverbero garantisce anche la tenuta sociale delle comunità, e siccome le fondazioni sono molto sensibili a questo tema, noi ci auguriamo che in questo momento straordinario, diciamo, siano particolarmente vicine a questa possibilità di tenere la comunità e garantirne il futuro. In qualche È possibile modo. Che loro le fondazioni, dico, la vivano un po' come una costrizione, questa, no, dico, una domanda, è possibile? Beh, diciamo, magari loro vorrebbero investirli in altro modo, i soldi che c'hanno. Diciamo, loro sono obbligati per legge 266 a stanziare un quindicesimo dei proventi. Sicuramente avvicinare i CSV e le fondazioni è un modo per far conoscere loro il valore che hanno e quindi avvicinandole garantire anche una sinergia più efficace. Per cui noi abbiamo invitato anche le fondazioni in questi 3 giorni perché, diciamo, ci dobbiamo conoscere reciprocamente. Certo, ovviamente loro hanno la libertà di scegliere per tanto altro, né l'un quindicesimo, ahimè, sono costretti a dare al volontariato quello che impone la legge, sì. Ecco, detto che lei è una volontaria, giusto? Sì, io sono una volontaria, tutto il direttivo del CESVOL di Terni è volontario. Ecco, detto che lei è una volontaria e tutto il direttivo, ma quante persone rappresenta, quante associazioni e quante persone quindi rappresenta il CESVOL di Terni, per esempio? Allora, pur essendo piccola la nostra provincia, noi abbiamo una grandissima vivacità culturale e abbiamo tantissime associazioni iscritte e non che usufruiscono dei nostri servizi. Ne abbiamo esattamente 293 iscritte, quindi 293 sono i soci del CSV di Terni, associazioni soci. In più noi eroghiamo servizi ai quali voi, ecco, mi scusi se la interrompo, ai quali voi e cosa offrite? Perché noi parliamo di servizi, però in cosa consistono questi servizi? Diciamo, noi promuoviamo e sosteniamo il volontariato in tutta la sua vita. Per cui noi ci occupiamo dello start-up, delle associazioni, cioè della loro costituzione, della loro nascita, attraverso un sostegno di tipo fiscale, giuridico, e più accompagniamo l'associazione in tutte le sue attività, dagli eventi che fanno, dalla necessità sempre più pressante di trovare nuovi volontari piuttosto che di trovare delle forme di fundraising alternative per poter campare. Le sosteniamo nell'informazione e nella consulenza in tutte le lungaggini burocratiche che aggravano la vita già abbastanza precaria del volontario. Le supportiamo anche in questo aspetto che non è secondario, che è diciamo, come dire, la rappresentanza politica del volontariato. Cioè, noi abbiamo scoperto in questi 3 giorni che il volontariato fa, ma è anche un grande incubatore di idee. E questo patrimonio va valorizzato. Probabilmente il CSV è un organismo che garantisce di moltiplicare e di mettere insieme le idee del volontariato. E non parliamo poi della necessità di fare rete. Spesso le associazioni lavorano, diciamo, a compartimenti stagni. C'è necessità di un organismo, comunque di un'associazione superiore, che le faccia comunicare tra loro, perché la sinergia crea forza. Lei al CESVOL non costa niente, lo ripetiamo, no, come tutto il direttivo, però in realtà al CESVOL ci lavorano una decina di persone, 12 persone che non stanno vivendo un particolare momento felice, giusto? Direi di no. Per quale motivo? Perché i tagli hanno costretto a ridurre anche i loro stipendi, per cui loro da qualche anno hanno già ridotto il loro orario di lavoro, quest'anno addirittura hanno un 20% di cassa integrazione. Questo festival ci ha consentito anche di riunirci, nel senso che la struttura del CSV, il direttivo e tutte le associazioni si sono riunite, hanno capito che lavoriamo tutti per un obiettivo comune e abbiamo sancito come un patto, cioè la difesa del CSV, il rilancio del CSV è un obiettivo che riguarda tutti, che se si vince questa sfida si vince tutti insieme. La struttura
ha capito questo importante obiettivo e ha lavorato fortemente per questo festival proprio per dimostrare che ha un valore e che la loro professionalità non può essere messa da una parte. Ecco, le volevo chiedere infatti di tracciare un bilancio, ormai siamo alla fine di questa bellissima 3 giorni, complimenti intanto. Grazie. Perché è stato veramente molto bello tutto quanto, e quindi può trarre già un primo bilancio e infine come lo vede il futuro per CESVOL? Diciamo, bisogna sempre vederlo positivo, perché ho fiducia nella forza che abbiamo messo in campo e questa per noi è una grande speranza. Il bilancio e questa fiducia nasce da questi 3 giorni, ecco. Perché noi abbiamo detto che questa era una partenza, non era un arrivo. Cioè, quando abbiamo deciso con le associazioni della provincia di lanciare questa mobilitazione, abbiamo detto il festival è il lancio di questo momento di mobilitazione per rimettere al centro dell'attenzione pubblica il volontariato. Nella piazza ci siamo riusciti fisicamente, perché ci sono 140 associazioni che hanno aderito, e noi continueremo, avendo seminato questo piccolo semino, attraverso tutta una serie di elaborazioni, percorsi con le istituzioni, perché questo patto è un patto che funziona se, diciamo, tiene insieme tutti i pezzi della comunità. Quindi siamo assolutamente soddisfatti. È anche una soddisfazione inaspettata, perché noi non immaginavamo un risultato di questo tipo e abbiamo capito una grande lezione, che il volontariato, l'associazionismo hanno bisogno di opportunità e di spazi. Nel momento in cui noi facciamo il nostro dovere e diamo degli spazi, costruiamo le condizioni, i contenuti poi ci sono. Quindi le istituzioni hanno solo il dovere istituzionale, appunto, di dare delle possibilità e poi il volontariato le riempie. Grazie Presidente Cerasoli e in bocca al lupo. Crevi, grazie a lei.